Buonasera, questa sera parliamo con due candidati al Consiglio Comunale del Comune di Mazara del Vallo che stanno nella lista Insieme si può, che appoggia il candidato a sindaco Vito Torrente. Con noi abbiamo Rosita Ingargiola, che è un insegnante, e Pietro Marino, che come sapete è il presidente del Consiglio Comunale di Mazara. E naturalmente sono insieme anche perché adesso la lista portano l'accoppiamento un uomo e una donna e loro fanno parte di questo abbinamento. Intanto parliamo, anche se è la prima volta che fa un'intervista, quindi pure se è piena di vitalità, però giustamente essendo la prima volta intervista la telecamera fa un certo effetto particolare, anche se noi non lo riconosciamo più perché pensiamo di parlare con noi stessi. E con Rosita Ingargiola. Rosita Ingargiola, essendo un'insegnante, ha a cuore moltissimo i temi che riguardano la scuola, ma non in senso lato, ma proprio specifico, e quello che riguarda i bambini, cioè quindi il rapporto con i bambini anche a livello comunale, perché molto spesso le amministrazioni si dimenticano che in quella città ci sono molti bambini e i bambini hanno delle loro necessità che invece vengono trascurate perché non votano. Sì, è proprio vero, infatti nel progetto che noi abbiamo deciso di appoggiare, oltre basato su valori forti, di grande apertura, e quindi che mette in risalto le aspettative della gente, c'è sì la riqualificazione del territorio, sì la rilancita di vari settori, della pesca, dell'agricoltura, del turismo, ma c'è una parte che non è mai stata presa in considerazione, ne hanno parlato tanto, ne hanno scritto tanto, ma fatto poco, ed è quello di creare una zona, delle aree adatte ai bambini. In primis, essendo una mamma, essendo un'insegnante, ho visto sempre nel volto dei bambini il desiderio di trovare dei posti che si socializza, dei posti di svago, in quelle aree quindi che permettano al bambino di stare all'aria aperta, di gioire e di rilassarsi, perché no? E anche di interagire con i genitori, perché spesso a casa non ci sono questi posti così larghi. E nel nostro programma è proprio inserito di cercare di trovare nei vari quartieri zone adatte a ciò. Oltre non solo per i bambini, anche gli adolescenti hanno bisogno di trovare sì, proprio dei punti di incontro. E cercheremo di fare questo e sono convinta che sono dei semplici progetti, però una buona amministrazione deve battere su ciò, deve fare in modo che arrivino quei finanziamenti a livello sia regionale ma europeo, fare anche qualcosa di grande, non soltanto di semplice. E punteremo su questo. E poi un'altra parte del programma che tengo a cuore è la riqualificazione anche delle scuole, del settore delle scuole, ma anche di tutto quello che gira, quindi dei servizi. E vivendo sempre nel mondo della scuola noto che non tutte offrono dei servizi. Servizi significa delle strutture idonee. E mi accorgo che i nostri figli trascorrono molte ore a scuola e devono sentirsi bene, devono sentirsi a loro agio e devono agire in modo di sviluppare le loro capacità e accogliere quelle discipline con voglia. Ma se non ci sono i mezzi, come riescono a farlo? E una buona amministrazione deve puntare su questo. Quindi allora offrire mezzi, strutture per arricchire l'offerta formativa delle scuole. E cercheremo di fare questo, perché la capacità l'abbiamo, siamo molto grintosi e punteremo. E lei perché ha scelto di candidarsi nella lista di Vito Torrente sindaco? Perché parla di qualcosa di semplice, non di progetti irrealizzabili, di imprese fantascientifiche, no, parla di qualcosa che facilmente, a passo a passo, si può raggiungere. E lui nella ricerca del suo programma è andato a ricercare, innanzitutto ha inserito la voce dei cittadini, ha rilevato i bisogni, che cosa vuole la gente. E quindi abbiamo insieme elaborato delle idee che siano bilanciate alle aspettative.
Quindi qualcosa di realmente fattibile, non qualcosa di sì, bello da scrivere, bello da leggere, ma non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di una politica semplice e del dialogo, abbattere quel muro di distacco tra l'amministrazione e il cittadino. Io ho capito una cosa, Pietro Marino, che è sovente ripetersi del distacco con le istituzioni. Ma così tanto distacco ha messo il sindaco attuale da far emergere in tutti voi, perché se non è uno e quindi dice vabbè è un suo pensiero, ma in tutti voi questo bisogno di riappropriarsi dell'istituzione comune, del dialogo e di una politica che cammina per la strada, che è presente? Veda, per quello che riguarda il mio ruolo, è chiaro che io questa difficoltà non l'ho avuto, non con il sindaco che ha governato questa città, ma per il ruolo di Presidente del Consiglio che ho avuto io. Io sono stato sempre presente con tutta la città e con tutti i cittadini. Lo sarò sempre se mi daranno il consenso, come hanno fatto sempre. Li ringrazio veramente di cuore tutti gli amici che ci sostengono, i miei fratelli, che siamo una bella fetta, i miei parenti, e coloro i quali che mi vogliono bene e ci vogliono bene, perché oggi ho messo in campo e sono fiero di aver messo come accoppiata Rosita Ingargiola, la dottoressa, nonché anche mia cognata, che sicuramente sono convinto, straconvinto che ci daranno quei consensi per essere rappresentati al prossimo Consiglio Comunale. E insieme, infatti la mia lista che ho creato insieme si può, insieme, proprio la stessa parola, che è molto importante, porteremo le nostre idee e i nostri valori, che sono fondamentali. Purtroppo c'è stata questa amministrazione che è stata molto molto lontano e ha presentato alla città quello che di fatto è un brutto carattere, un brutto modo di fare, e magari i cittadini tutti non sono rimasti abbastanza felici, perché se un'amministrazione di fatto, pur essendo distaccata e lontano, ma avrebbe creato grande occasione o grande possibilità di sviluppo per la nostra città, è chiaro che il cittadino se ne poteva anche fregare. Ma quindi lei ritiene che se avesse il sindaco creato delle condizioni migliori, che lei ritiene che non l'ha fatto? Perché? Ma perché, e anche di tutto, io non voglio stare qui sotto la campagna elettorale a dire quello che di fatto non ha fatto, perché è meglio parlare di quello che ha fatto, perché ha fatto poco, perché di quello che non ha fatto bisogna scrivere intere pagine. È chiaro che ha avuto sempre, come assoluto, la fortuna di mettersi alla fascia tricolore e festeggiare tutte quelle opere che altre amministrazioni hanno portato in campo e hanno sviluppato e oggi si sono sviluppate grazie alle passate amministrazioni. Sì, oggi sono realizzate. Sì, realizzate e quindi festeggiate, vede la famosa sopraelevata. Non è inaugurati, magari sì. Festeggiata, sì, perché per lui è una festa, è come per dire che è arrivato lui e si è fatto. Non è vero, perché un'opera da lui creata perché questo dice mentre le inaugura, no? No, no, perché lui lo dice sempre, non quando inaugura, però è un problema suo, non è un problema nostro. È chiaro che i cittadini devono sapere che la sopraelevata, per esempio, è stata fatta dalla passata amministrazione, dal sindaco Magaddino e allora ex assessore Torrente, oggi il mio candidato sindaco, il nostro candidato sindaco, dove hanno preso degli impegni con allora il ministro Di Pietro, a sua volta lui ha garantito, ha dato la possibilità all'ANSA di mettere quei 10 milioni di euro che servivano per il completamento, e poi sappiamo tutti quello, bisogna fare la gara, bisogna procedere, bisogna sviluppare lavori. Poi ci sono state diverse sentenze del tribunale, perché le varie imprese che sono giudicate lavori, ognuno per le proprie competenze o non competenze, perché hanno avuto dei problemi di disagi mafiosi, e quindi poi si è perso quel disagi. Tempo cioè, inquinamenti. Che sono più che disagi. Sì, parliamo di disagi, perché di fatto la nostra città poteva già inaugurare questa strada ben molto tempo prima, e quindi non c'era bisogno del cristallo di turno. Non so se sono stato chiaro. L'unica opera che lui ha creato e voleva fare era il palazzaccio della città, dove io avevo il mio ufficio di presidenza. Sono stato slocciato, sono stato cacciato. Voleva che cosa? Ristrutturare fare la facciata, sì. Sarebbe giusto, perché è bruttissimo. Sì, sì, ci ne mancherebbe. Sarebbe. È proprio un obbrobrio messo vicino a tanta bellezza, a tanta cultura, l'unica tanta cosa, storia. L'unica cosa che lui doveva fare, ancora non l'ha fatto, non l'ha potuto festeggiare, per incompetenza amministrativa.
perché di fatto quando hanno iniziato i lavori per un problema amministrativo non si possono realizzare. Perché tecnico. Sì, tecnico, perché bisogna saper amministrare pure le cose, non bisogna soltanto parlare bla 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 bla. Vabbè, ma tecnico chi l'ha sbagliato? Qualcuno che lavora all'interno dell'amministrazione? No, lavora all'interno del comune? Per ogni cosa è come se ognuno di noi si prende i meriti di cose che non ha fatto. No, questa è una domanda. Sì, io gli do la risposta. Se l'amministratore, il sindaco si prende dei meriti che di fatto non ha fatto, non può prendersi tipo anche meriti di quello che non ha saputo fare dando la colpa all'impiegato comunale. Le posso assicurare che c'erano dei ingegneri al nostro comune che hanno lavorato, devono lavorare, ma lui per dimostrare la sua velocità nel fare quest'opera ha consentito, ha obbligato, fra virgolette, il dirigente ad andare avanti senza alcuni permessi, per esempio del genio civile, che sono le cose tecniche che ci vogliono. Quando la ditta doveva iniziare i lavori, facendo i sondaggi, non era veritiero tanto quanto l'amministrazione aveva presentato e messo in campo. Quindi questa è deficienza amministrativa, non sapere amministrare la cosa pubblica, l'unica opera che lui aveva intenzione di fare. Vabbè, ma le imprese dovevano averlo di loro, non è responsabilità di un'amministrazione se l'impresa non ha i requisiti. No, non è l'impresa che non ha i requisiti. Ah. L'impresa prima di iniziare un lavoro, vede il palazzaccio, deve fare dei saggi sulla struttura. E naturalmente se era conforme al progetto della procedura e non era conforme perché infatti mancavano alcuni pareri del genio civile. Perché non era conforme? Perché mancavano i pareri o perché quella struttura non saprebbe reggere questo cambiamento? Perfetto, perché nella documentazione, non avendo saputo fare i saggi prima, si sono dette, hanno scritto delle cose che di fatto poi si sono viste che non sono vere. E quindi c'è il bisogno di stoppare. Sì, è un falso, ecco, la realtà è purtroppo bisogna dirlo, mi dispiace, è stato un falso. E questa amministrazione è proprio il progetto in questi 5 anni di questo palazzaccio, è stata una falsa, come il progetto che lui ha realizzato, che voleva realizzare, peccato, perché non l'ha fatto. Però mi auguro che comunque ora si sta raddrizzando la cosa per sistemarla, ma bisogna rifare tutto il progetto. Per dire, quando una cosa bisogna fare da questa amministrazione non la quindi saputo fare. Quindi il tempo si perde perché bisogna riprogettare tutto e quindi nel riprogettare tutto, chiaramente prima che siano autorizzazioni, prima che si arrivano certe cose... E sicuramente la prossima... Perché quelle spese, sono state sostenute delle spese? Certo. Che ha pagato il medico. Ma allora noi... Ma in questi casi, noi rischiamo... quando c'è un errore evidente... anche in buona fede, non voglio per forza pensare che gli errori siano fatti in mala fede, no? Penso invece sempre che siano in buona fede. Sì. E quando c'è un errore, anche in buona fede, non è giusto che lo paghi direttamente chi l'errore lo ha commesso? Perché lo deve pagare la pubblica amministrazione che è intesa come tutti i cittadini di un territorio? Purtroppo in ogni cosa in Italia c'è una legge che va rispettata. Se tu fai un furto, anche se io ti vedo, ti devo denunciare, perché se non ti denuncio, di fatto, anche se hai furto, nessuno, cioè se non hai fatto la denuncia, nessuno ti può arrestare. Non so se è chiaro. E poi perché non avete fatto la denuncia? Noi l'abbiamo fatta, ma già si è fatta da sola, perché quell'impresa che doveva iniziare i lavori può chiedere risarcimento danno per il mandato utile e non fare più quell'opera, quindi rifare di nuovo il bando. Perché abbiamo regato un danno. Sì. È chiaro che l'amministrazione è stata spesso denunciata, ma ci sono i tempi tecnici per arrivare alle risposte, perché il tribunale sono incasinati e non è che un tribunale una denuncia ti dà subito una risposta. Noi abbiamo denunciato per esempio... Al di là dei tempi tecnici, l'importante è che la risposta in questi casi sia, deve arrivare, e che quindi se c'è un danno erariale, questo danno se lo paghi direttamente chi l'ha commesso, non la pubblica amministrazione. No, perché questo lo dico anche se a loro non gli va bene, lo dico anche per i magistrati, dico se i magistrati commettono delle irregolarità e quindi sbagliano delle cose, se lo devono pagare loro, no, che noi cittadini così, paghiamo. Ma purtroppo è così, no, infatti, però il cambiamento vero sarebbe cominciare anche da questo, perché è fondamentale. Perché lì è che è successo, che c'era un dirigente del comune, poi l'amministrazione, il sindaco decide di cambiare. No, perché quello che sta succedendo alla procura di Milano non è assolutamente bellissimo. Mi è piaciuto l'articolo di Ivane Bianco dell'altro giorno, quando giustamente ha detto che i cittadini si sentono in questo caso defraudati di un'istituzione che rappresentava una certezza, un pilastro, e che quindi in quel momento che si vedono tutte queste cose si dice: ma io come mi affido ad una giustizia che è litigiosa e che io invece pensavo potesse essere giusta? E questa è una domanda che una come me, che crede tantissimo nelle istituzioni, mi sono fatta però sentire. Quando ho letto l'articolo di Bianco, che corrispondeva esattamente a quelli che sono i miei pensieri, i miei idee, i miei valori, anche le mie idealità, è chiaro che l'ho voluto risottolineare, perché per esempio che è successo che noi come consiglio comunale, ma lei è
mi scusi un altro po', lei essendo stato ed è ancora attualmente presidente del consiglio comunale, e quindi più di un candidato a sindaco, lei che ha rappresentato le istituzioni, le voglio chiedere, ma è giusto che un motorino parcheggi nel posto dedito alle macchine, nel pieno centro, impedendo ad una macchina di poter accedere? Non sarebbe più carino che si mettesse di lato, così può entrare anche la macchina? Oppure, ancora meglio, che ci fossero i posti stabiliti per le biciclette, per i motorini e per le autovetture? Io ho fatto la foto, che poi la vedrete, ho fatto una foto a un motorino che era parcheggiato in un posto dove doveva stare una macchina. Io ho dovuto parcheggiare la macchina a pagamento, perché c'è un... Sì. È un parcheggio che però è a pagamento, non è comunale, e che si paga un euro l'ora. Allora mi sono detta, ma io avevo uno spazio libero e devo andare a pagare questo. Ora è giusto? Ma poi siccome sono una persona che fa sempre le proteste significative, ho fatto la foto. Così. Ha detto bene Rosita, che dicendo che noi creeremo la nostra città, quella che la vogliamo fare, che è a misura d'uomo, a misura di bambino. Mm-hmm. Cioè noi non vogliamo fare le cose che so, fare il ponte Mazzara, Marte, o la Luna, non servono, sono cose dove la fantascienza ha il suo percorso, non è il nostro percorso. Altri probabilmente hanno queste idee, queste progettualità. Noi siamo a portata d'uomo, a portata di mano con tutti. Io mi sento uno di quelli, l'ho fatto per, non per 5 anni, ma per 10 anni. E se la gente mi vota è perché stima il mio comportamento, ma io per me è un fatto naturale, non faccio nessuna fatica a comportarmi in questo modo. Questa è la nostra realtà. Per esempio, ripeto, parlando della giustizia, noi sappiamo che c'è la legge, un regolamento dove tu non puoi assumere, se non hai rispettato il patto di stabilità, esperti o quant'altro, quindi staff. Ma questa amministrazione il primo giorno gli è parsa bene, perché essendo il titolare di una città o l'imperatore sovrano in assoluto, di nominarli lo stesso. Noi abbiamo fatto da consiglio comunale l'esposto, è arrivato che deve pagare una certa somma, è arriverà a pagare la differenza. Ma purtroppo questa città si è vista in 5 anni defraudata, rubata di 2 milioni di euro. 2 milioni di euro, i cittadini lo devono sapere. Questo è brutto, perché io che rappresento un'istituzione devo dare l'esempio. Cioè io per esempio sento che già come giornalista bisogna dare l'esempio e non cadere vittima di nessun compromesso. Tanto più un'amministrazione deve dare l'esempio, perché altrimenti se tu non dai l'esempio, come fa il cittadino a credere in quella istituzione? Purtroppo per dare l'esempio bisognerebbe camminare ognuno col proprio mezzo, con la propria macchina. Bisognerebbe, perché c'è chi non cammina tutto il giorno, cammina con la macchina, con la sirena, che non doveva, non poteva. Sì, infatti si sta molto discutendo sul fatto di levare veramente tutte queste scorte. No, discutere, non si può fare, è diverso, non si può fare per la spendere più. Ma c'è chi si ostina a farlo, che è il nostro primo cittadino di Mazzara fino ad oggi. Speriamo che il 26 i cittadini si svegliano. Se uno fa le cose che non vanno fatte, fotografia, denuncia. No, ma questo è quello che facciamo, ripeto, questo modo di fare ci è costato ai nostri cittadini, a noi stessi, alle nostre tasche, in 5 anni 2 milioni di euro, e poi non abbiamo le 1000 euro, 2000 euro per otturare una buca o per togliere delle bacce o per creare dei piccoli spazi per il parcheggio di biciclette o macchine. Però questi ci sono costati, che non hanno realizzato niente, 2 milioni di euro. E per fare una cortesia alla segretaria, alla nora della segretaria, all'amico Fadallamme, un esperto di Treviso e quant'altro. Quindi smettiamola, questa non sarà la nostra politica. La nostra politica sarà una politica normale, serena e rispettosa di tutti. E noi vogliamo dialogare, ma lo facciamo ogni giorno, ogni secondo, ogni istante. Siamo con i cittadini, siamo con noi stessi, perché io sono un cittadino e non sopporterei che qualcuno mi vorrebbe calpestare la mia dignità e la mia libertà. Beh, se le volessero calpestare la dignità, è chiaro che lei giustamente si difende nelle sedi competenti. Senta Rosita, lei cosa ne pensa di come secondo lei un'amministrazione andava gestita, e come sente anche come donna, come mamma, il fatto che la città magari non si è sviluppata nel modo che avrebbe desiderato, per esempio? Allora, una buona amministrazione deve battere, deve affrontare sì i discorsi, deve parlare, dibattere, però il dibattito deve essere costruttivo, non deve essere fumo. Quindi questa deve esistere, una buona amministrazione deve battere il pugno affinché si realizzino le cose che ritiene giusto. Quindi
tutto basa su questo, si basa realmente sulla fattibilità. Nel programma di Vito Torrente, oltre al fatto della scuola, degli spazi per bambini e della cura dell'ambiente, no? Che poi sono tutte cose che ritornano. Sì, quindi abbracciava le fasce di età. Che ritornano insieme. Cosa che, qual è l'altra cosa che più l'ha affascinata? No, sono tutti le varie ideologie. Sì, però... e dico i vari progetti, però quello che magari lei sente più urgente, ecco, perché noi, ognuno di noi ha un'urgenza, no? Allora, quello che abbraccia i vari settori, anche avere a che fare con la fascia degli anziani, portare avanti, fare collaborare anche loro, perché no? Creare, fare dei progetti che riqualificano il valore dell'anziano, farlo diventare portavoce, cioè partecipare, sia anche a livello di vigilanza, perché no? Quindi riqualificare. Cioè in modo tale che l'anziano una volta uscito dal mondo del lavoro si senta attivo. Si senta ancora di avere un valore nella avere società. Avere un compito, un ruolo all'interno della sua società. Sì. Ho capito. Senta, e lei cosa si auspica da questa campagna elettorale? Allora, speriamo che la gente creda in noi, creda a me, creda a Pietro e al nostro candidato sindaco Vito Torrente, affinché portiamo avanti questa ideologia di politica, perché già siamo pronti a lavorare bene, con umiltà e con un grande senso civico e di senso di responsabilità, e chi mi conosce sa che quante volte mi sono messa a disposizione sempre nei limiti delle mie possibilità. Quindi farò questo, conosco il mio carattere, la mia determinazione, e ho deciso di affiancarmi a Pietro per questo, perché grazie alla sua esperienza, alla sua senso di responsabilità, aggiungerò la mia determinazione, la mia umiltà e la mia grinta per portare avanti dei grandi cambiamenti. Lei ha parlato di umiltà. Quanto è importante nella politica essere umili? Sì, tantissimo. Noi dobbiamo metterci a confronto sempre con la gente, dialogare, rapportarci, perché siamo tutti protagonisti della nostra città. Quindi facciamo in modo che questo momento diventi opportunità di cambiamento. Bene. Abbattendo tutti i muri, tutte le barriere, non abbiamo bisogno di distinzione. Tu sei il sindaco e io per parlare con te devo fare... devo dialogare con altri intermediari. No, io devo parlare col sindaco. È così difficile stato parlare con il sindaco in questi anni? No, non è che io per scelta ho deciso di non parlarci perché mi interessava proprio. Ma non come non lei, come istituzioni, io parlo per i cittadini, è stato difficile. Sì, è stato difficile sia per l'istituzione sia per i cittadini, perché essendo stato, lo è ancora, è uno che di fatto segue solo soltanto le sue idee, le sue linee, però bontà sua, non è, avrà le sue ragioni. È chiaro che a me interessa poco parlare con lui o parlare anche con chi si comporta come lui. A me interessa parlare delle mie idee, del mio progetto, e un motivo per cui ho candidato personalmente, sono uno dei fautori del progetto Torrente, candidato sindaco, perché credo in lui, mi rappresenta in toto, mi rappresenta come persona umana, come cittadino volenteroso di fare le cose. Ha dato tanto anche lui nella nostra città e nella politica. È uno che di fatto, quando dice le cose, si impegna e quasi tutte, non dico tutte, ma quasi tutte le realizza. Io sono uno di quelli, sono uno cocciuto, e insieme sicuramente faremo belle cose, daremo risposta alla nostra città, che la città ha veramente bisogno di... Tra le sue urgenze quali ci sono, come ho chiesto a Rosita? Allora, le nostre urgenze innanzitutto fare diventare la nostra città una città normale. Normale significa senza buche, senza erbacce, e la pulizia. Facendo questo, i cittadini non ci devono neanche ringraziare, che abbiamo fatto quello che dobbiamo obbligatoriamente fare. Ma come... i cittadini non devono ringraziare mai, no. Voi siete pagati, siete i nostri dipendenti. Ma questo lo dico perché... chi c'è a tuttora il sindaco della nostra città, se pulisce una mezza strada quasi quasi vuole fatto l'applauso, o se mette un allaccio di una via, ultimamente 2 mesi fa ha allacciato un contatore di una via, via Dolomiti, e l'ha fatto rimanere 5 anni al buio per non fare un contratto di 12 euro con l'ENEL, un'opera che abbiamo realizzato con la passata amministrazione, c'ero pure io, Magaldino e Torrente. Bisognava fare la continuità per un allaccio con l'ENEL di 13 euro, ha mantenuto quella città 5 anni al buio, 2 mesi prima dell'elezione,
guarda caso va a collocare, perché poi sono rubati anche i fili, ha messo i fili senza passare al consiglio comunale, perché quando vuole le cose le fa, e al fare l'allaccio, e tutta quella strada quasi quasi si è dimenticato che per 5 anni l'ha lasciata dentro tipo una grotta al buio e l'hanno ringraziato come un grande sultano. Questo è quello che noi, no, almeno mi devo ringraziare, perché io le devo dare la luce, i servizi, la pulizia, le buche, queste sono le cose normali. Poi metteremo mano a questa viabilità, perché io già da 3-4 mesi ogni giorno mi sto confondendo, mi sembra di essere un'altra città in negativo, perché vedo in continuazione cittadini e io stesso che ci quasi quasi non facciamo l'incidente perché camminiamo veramente piano, ci stiamo confondendo, cioè questa è la prima cosa che metteremo mano. Perché sono ricambiati alcuni sensi di marcia? Secondo me non è per migliorare la città. Secondo no, me... ma sono ricambiati dopo che l'avevano cambiato. Sì, è per creare disagi, per dare la possibilità al cittadino di parlarne sempre, perché questo è l'obiettivo. Vedi per esempio il tappeto rosso di Costumberto, era l'unica strada a Costumberto che era sana, che non bisognava sperperare questo denaro pubblico. Invece per parlarne in campagna elettorale facciamo un tappeto rosso così. 80 tanto... milioni. Se no, sono 80.000 euro il progetto, poi c'è il ribasso d'asta, viene a costare circa 60.000 euro. Poi ci sono le altre strade, guarda caso a lungomare, nel lungomare che si stanno asfaltando queste strade, che vanno fatte perché sono veramente disastrate quelle, però c'è una determina del sindaco attuale che a settembre devono iniziare i lavori per mettere un tratto della fognatura. Quindi stiamo facendo questo tratto di strada di asfalto spendendo denaro pubblico. È pazzesco, no? Sì, è pazzesco, purtroppo è questo. Cioè, noi stiamo mettendo, noi nel senso, sì, questo città, comune sì, sta mettendo un asfalto su una strada che verrà ridotta per poter. No, che a settembre bisogna iniziare a scavare, fare un bel lavoro per sistemare la fognatura, e quindi rattoppalla di nuovo. Questo è quello che questa amministrazione, cioè la colpa è del dirigente o del sindaco che dà con determinazione sindacale questa autorizzazione. I dirigenti, gli impiegati devono seguire, perché se io sono dato del lavoro è chiaro che i miei dipendenti devono seguire i miei ordini. E quindi la responsabilità, se c'è una responsabilità, è mia e quindi del sindaco. Se ci sono degli elogi saranno mie e quindi anche nel suo caso del sindaco. Questa è la realtà che la città si deve convincere di quello che noi abbiamo avuto in questi 5 anni. Io mi auguro, e fra l'altro, che la prossima amministrazione, chiunque sia il sindaco, riesca a ragionare come un buon padre di famiglia, facendo una programmazione a tutto raggio dove si sappia già e dove andrà collocato che cosa, e quindi quando rimettere a posto una strada per non fare mille volte rompi, che poi le rotture determinano sempre un rincollamento, sì, brutto di servizio, sia a vedersi avallamento, che poi sì, di fatto appunto sì, è anche dal punto di vista oggettivo anche insomma pericoloso, perché quando ci stanno questi avvallamenti, queste cose, la macchina. Ma è una cosa importante, senti, che ci tengo a precisare, tutte queste opere non sono passate dal consiglio comunale, perché c'è sempre questa amministrazione che ci tengo, perché sono, è colpa sono, della legge, io sono il presidente che gli consente di non sì, farli passare, sì, perché lo dico, perché bisognerebbe ridare valore vero, ma io perché lo dico perché ci tengo, perché questo sindaco in 5 anni per dimostrare, cioè per non dimostrare ai cittadini la sua incapacità, diceva che non faceva le cose perché il consiglio comunale non lo faceva lavorare. Non è vero, è un'ennesima bugia. Il consiglio comunale ha approvato tutto tranne l'aumento delle tasse. Quando lui ci portava in consiglio comunale a aumentare le tasse, noi le mantenevamo quantomeno lo stesso. Questo era il motivo che lui era contro di noi, ma queste tutte le opere che lui ci ha portato le abbiamo approvato. Questa opera, guarda caso, in campagna elettorale non passa dal consiglio comunale, e lui senza consiglio comunale ha fatto queste opere. E la cosa più grave è una cosa che ci tengo precisamente a dirlo, perché siamo in campagna elettorale, è stato che lui è stato per 5 anni contro i voti fiduciari, dicendo che facendo i voti fiduciari quasi quasi c'era il rischio di atteggiamenti a quanto mafiosi, e lui era per le gare libere. Guarda caso, in campagna elettorale, che per sei mesi prima non si possono fare neanche le gare, fa 5 gare con voti fiduciari. Questo purtroppo mi fa pensare male. Io sicuramente sono cose che non bisogna pensarle, sicuramente non c'è dolo, non c'è niente, però a volte pensandoci male spesso e volentieri si ci azzecca. Però ripeto, non è il caso, però 5 anni senza voto fiduciario, queste in campagna elettorale con voto fiduciario. Quindi diamo ai cittadini, c'è il punto interrogativo della situazione. Ognuno possa immaginare quello che vuole immaginare. Io non lo voglio immaginare, perché sono sicuramente, non voglio essere una persona cattiva e non lo voglio neanche pensare. Rosita, faccia un appello, Rosita Ingargiola, perché si debba votare lei. Perché siamo le persone molto umili e semplici, vogliamo una politica del genere, siamo tutti alla portata di mano e lotteremo per fare ciò.
Invece Pietro Marino, lei che chiede ai cittadini? Io che devo chiedere? Da 10 anni che mi candido, questa forse è la terza volta che mi candido, sicuramente. E richiedo di nuovo il consenso, ma me l'hanno dato sempre. Non posso dire che li ringrazio veramente di cuore per l'affetto che mi dimostrano ogni volta che mi sono candidato, che sono stato quasi sempre il primo eletto della città. Io vi chiedo, visto che mi sono candidato di nuovo, di riconfermare di essere il primo eletto della città, se non io, ma Rosita Ingargiola, perché sicuramente io sono convinto che Rosita Ingargiola, da me candidata, e ne sono fiero, sarà sicuramente più eletta di me per le sue capacità, per le sue competenze, ma anche se arrivo secondo questa volta non succede niente. Sono altrettanto felice e sereno e vi ringrazio anticipatamente per il consenso e la stima che sicuramente mi daranno. Ripeto, quello che chiedo è votarci a me e a Rosita naturalmente, solo per il rispetto che noi abbiamo per voi e che voi ci dimostrate a noi, ma soprattutto dovete votare quando andate a votare, perché si vota in un giorno solo, il 25, dalle 7 alle 23, in un'unica giornata, quindi e daranno due schede, quella rosa per le comunità europee e quella celeste per le amministrative. Quelle che interessano a noi, alla nostra città, sono quelle celeste. Ma dovete anche far votare quella rosa. Sì. Quella rosa sarà data, quindi dovete. Ma quella rosa non voglio esprimere la volontà politica di ognuno di voi. Votate per chi ritenete opportuno e ognuno di noi è libero di fare quello che vuole. Per quanto riguarda quella celeste, quando aprite la scheda, la prima cosa che dovete fare, e mi auguro che lo farete anche per noi e per voi stessi, di mettere la X al Vito Torrente, che è scritto come sindaco, poi siglare la mia lista, che ne sono fiero di averla fatta, sarà la prima lista più netta in questa città, sono state sempre così e sarà anche questa così, ne sono convinto, perché ho molta stima e molta fiducia in voi, che me l'avete sempre ricambiato. Mettere la X insieme si può, e poi a fianco scrivere Marino e Ingargiola, o Marino Pietro e Ingargiola Rosita. Vi ringrazio veramente di cuore e spero che il giorno 26 possiamo festeggiare tutti insieme. Bene, perché insieme si può. Mi ha tolto anche il compito di spiegarvi nuovamente come si vota, avete capito benissimo. Quindi barare il sindaco, lo ripeto per essere chiara e sintetica, barare sul nome del sindaco, perché c'è scritto proprio il nome del sindaco, barare la lista che si vuole sostenere e poi vicino alla lista ci sono gli spazi per inserire i nomi. E voi in questo caso, se volete votare per i candidati al Consiglio Comunale che abbiamo qui come ospiti, scrivete Marino Pietro e Ingargiola Rosita. Grazie a loro due per essere stati con noi e a voi tutti per l'ascolto. Grazie a voi. Buonasera.